Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. A pochi giorni dalla sentenza della Cassazione riguardo le responsabilità di Edison sul disastro ambientale di Bussi sul Tirino, 14 cittadini hanno firmato una lettera aperta indirizzata al capo dello Stato Mattarella affinché intervenga sulla causa di risarcimento bloccata da 2 anni, il servizio di Giuseppe Dintino. In un paese che vuole dirsi civile non si vive in un territorio martoriato dall'inquinamento, non si continua ad essere esposti a sostanze pericolose, non si aspettano anni e anni per una risposta nei processi. Termina così la lettera aperta, piena di amarezza, indirizzata al Presidente della Repubblica. L'attenzione di Mattarella sul disastro ambientale di Bussi sul Tirino è richiamata da 14 cittadini, un numero di firmatari simbolico. Fu proprio 14 anni fa, infatti, che la prima discarica, la Tremonti, venne alla luce. L'intervento del Capo dello Stato, che è anche a capo della magistratura, dovrebbe sbloccare un procedimento giudiziario bloccato da 2 anni. Nel 2019 l'allora Ministero dell'Ambiente e la Regione Abruzzo hanno intentato, tramite l'Avvocatura di Stato, una causa risarcitoria in sede civile presso il Tribunale dell'Aquila contro la multinazionale Edison per i reati ambientali. La Cassazione penale ha sancito la prescrizione, ma ha riconosciuto la sussistenza dei reati sia riguardo il disastro ambientale sia riguardo l'avvelenamento delle acque. È così che Ministero e Regione, sulla base di perizie dell'ISPRA e dell'Istituto Superiore di Sanità, hanno chiesto a Edison oltre 1 miliardo di euro di risarcimento. Nelle stanze della giustizia però tutto è fermo. Da 2 anni il giudice non si esprime su una riserva avanzata dai legali della multinazionale. E questo sebbene a tal proposito ci fu anche un'interrogazione parlamentare nel 2020 da parte della deputata Pezzopane. E a pochi giorni dalla sentenza della Cassazione, che conferma le responsabilità di Edison sulle discariche 2A e 2B, sulla questione interviene il comitato Bussi ci riguarda, che chiede che lo Stato metta in mora Edison per la lentezza nella messa in sicurezza e nella bonifica, diffidandola a procedere. Finalmente nell'estate del 2024 potremo vedere un primo lotto di circa 4 ettari bonificato, fanno sapere dal comitato. Tuttavia non possiamo nasconderci che altri lotti importanti del sito di interesse nazionale, prosegue il comunicato, si trovano a tutt'oggi senza passi concreti nella bonifica. Il riferimento è all'area industriale e alla discarica Tremonti, di cui è responsabile Edison, che sebbene sia l'origine dell'inquinamento delle falde acquifere, non registra alcun progresso nella rimozione dei rifiuti tossici. Il vicepresidente del Consiglio regionale e consigliere del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, ha presentato un esposto alla Corte dei Conti sullo stato di abbandono della palazzina di proprietà della ASL di via Rigopiano a Pescara. Vediamo. Un esposto indirizzato alla Corte dei Conti, Procura regionale Abruzzo, è stato firmato dal vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari. L'oggetto della verifica riguarda la famigerata palazzina di via Rigopiano a Pescara che dopo 7 anni dall'acquisto da parte della ASL è ancora abbandonata in stato di decadimento. Questa è la denuncia dell'esponente del Movimento 5 Stelle che questa mattina in conferenza stampa ha ribadito: questa è una battaglia di verità sulla quale non mi stancherò mai di chiedere giustizia. Palazzo della ASL acquistato nel 2014, pagato 2.800.000 euro, poi si scopre che servirebbero altri 4 milioni di euro per ristrutturarlo. Il fatto sta che dal 2014 ad oggi sta in questo stato di grave fatiscenza, abbandono totale, lo potete vedere alle mie spalle. Sono soldi pubblici pagati naturalmente dalla collettività dei cittadini per acquistare questo palazzo. Io ho sempre detto, dall'inizio mi sono opposto a questo acquisto, dicevo che c'erano diversi immobili di proprietà che potevano essere utilizzati. La ASL ha acquistato questo palazzo. Bene, ora a distanza di 7 anni noi abbiamo ancora questo palazzo così in questo stato. Io sono stato costretto a presentare un esposto alla Procura regionale della Corte dei Conti per valutare se vi siano elementi degni di approfondimento giudiziario. A mio avviso non è possibile questo, cioè abbiamo bisogno di reparti, di stanze, di poliambulatori, di distretti, potremmo mettere gli ambulatori, quindi questa struttura sarebbe servita sicuramente
a mio avviso dovevano utilizzare altri, ma sarebbe comunque servita in questo a maggior ragione in questo periodo di grave pandemia. Comunque potevamo utilizzarlo per diverse situazioni, ambulatori affini all'ospedale di Pescara. Questo sta ancora così in abbandono. Sono arrivati anche fondi ministeriali, siamo tutti a conoscenza. Io veramente sono completamente rammaricato e arrabbiato, perché chiudono gli ospedali, si declassano gli ospedali, si depotenziano gli ospedali, poi si spendono 2.800.000 euro per una struttura così. Mi auguro che la Corte dei Conti faccia chiarezza e ci dica appunto come stanno realmente le cose. Sono 145 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 3.388 tamponi molecolari e 7.973 test antigenici. È risultato positivo l'1,28% dei campioni. I nuovi positivi hanno età compresa fra 3 e 94 anni. Gli attualmente positivi salgono a 2.236, più 139 rispetto a ieri. 70 pazienti sono ricoverati in area medica, più 4. 7 in terapia intensiva, dato invariato, mentre gli altri 2.159 sono in isolamento domiciliare, più 135. I guariti sono 6 nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila 59, Chieti 28, Pescara 14 e Teramo 45. Alla luce degli ultimi dati, il tasso di occupazione dei posti letto è invariato, 4% per le terapie intensive e 5% per l'area non critica, a fronte di soglie da zona gialla rispettivamente del 10 e del 15%. L'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti in aumento sale a 53, un dato superiore a 50, unito al superamento delle soglie di allarme dei ricoveri, determinerebbe il passaggio in zona gialla. I numeri più alti sono quelli del Teramano, dove l'incidenza sale a 95, seguono l'Aquilano con 66, il Pescarese con 30 e il Chietino con 29. E cresce come nel resto della regione anche a Francavilla al Mare il numero dei positivi. Il sindaco Luisa Russo è in continuo contatto con la ASL per il monitoraggio. Paolo Renzetti. Continuano a crescere i casi Covid in Abruzzo, anche a Francavilla c'è stato un aumento dei positivi, situazione sotto controllo che però voi state monitorando come amministrazione comunale. Sì, stiamo monitorando, c'è stato un aumento, proprio in questi ultimi giorni abbiamo avuto 8-10 contagi Covid, li ho contattati e li ho sentiti telefonicamente, e la maggior parte di loro non è vaccinata, e chi è vaccinato era in attesa della terza dose. Quindi era scaduto il periodo, erano passati 6 mesi, ma comunque i vaccinati sono completamente asintomatici. Gli altri hanno dei piccoli sintomi, fortunatamente nessuno è ospedalizzato, quindi la situazione è sotto controllo, ma bisogna assolutamente insistere con la vaccinazione e con il rispetto di tutte le norme Covid. Siamo in continuo contatto con la ASL, ho chiesto che insomma, prevedessero delle giornate di vaccinazione anche a Francavilla, e a breve mi daranno 2 date per il mese di novembre, quindi hanno accolto la nostra richiesta per evitare, soprattutto le persone anziane o fragili, si debbano recare al di fuori dei confini territoriali. Quanto riguarda le scuole non ci sono invece problemi particolari? No, mi pare che c'era qualche caso in una classe, se non sbaglio, però insomma è ancora tutto sotto controllo e soprattutto, ripeto, non ci sono problemi di ospedalizzazione, quindi andiamo nella strada giusta, ma dobbiamo spingere ancora l'acceleratore perché la percentuale è ancora bassa dei vaccinati. Si va verso le festività natalizie, si va verso anche il periodo più freddo dell'anno, sotto questo punto di vista c'è un pizzico di preoccupazione? La preoccupazione resta sempre, è sempre alta, e quindi io invito sempre veramente alla cautela, all'utilizzo delle mascherine, che insomma è uno strumento ancora fondamentale, e dobbiamo assolutamente evitare di nuovi lockdown, ulteriori lockdown, e quindi ripeto, ribadisco, lo dirò per sempre, secondo me l'unica strada è quella della vaccinazione, quindi ascoltate i vostri medici, chiacchierate, approfondite e vaccinatevi. Intesa tra l'assessorato alle politiche sociali del comune di Montesilvano e la SIGAD della ASL di Pescara, l'obiettivo è quello di includere nel mondo del lavoro ragazzi con disabilità neuropsichiche attraverso tirocini formativi. Stefano Recanati.
Un nuovo progetto di inclusione sociale, quello promosso dal Comune di Montesilvano in collaborazione con il servizio SIGAD della ASL di Pescara, che prevede un percorso di formazione per giovani adulti con disabilità neuropsichica, includendo anche quelle persone affette da autismo. L'obiettivo è quello di orientare ad un'effettiva inclusione nel mondo lavorativo, un appello che l'assessore alle politiche sociali Sandra Santavenere fa soprattutto agli enti ospitanti per accogliere questi ragazzi. Avremo la possibilità di far fare ai ragazzi che, grazie appunto agli operatori del SIGAD, un'equipe altamente qualificata, hanno la certificazione perché appunto hanno seguito un percorso di evidenza delle trasparenze, diciamo, delle loro competenze, e potranno accedere a dei tirocini. Questi tirocini verranno fatti all'interno appunto di enti o aziende ospitanti, che potranno poi accogliere in maniera appunto definitiva i ragazzi giovani, insomma, che hanno fatto questo percorso nel mondo del lavoro. La SIGAD ha l'obiettivo di migliorare la qualità della vita e il benessere degli adolescenti residenti nel territorio della ASL di Pescara, un'equipe multiprofessionale e multidisciplinare che offre orientamento ed accompagnamento all'inclusione e supporto alle persone con disabilità. Cioè, noi dobbiamo cercare davvero di accompagnare i ragazzi nel mondo del lavoro e quindi fare incontrare le loro competenze, la loro capacità con l'offerta di lavoro, e quindi anche fare in modo che ci sia una predisposizione, una sensibilizzazione da parte delle aziende proprio ad accogliere i ragazzi e però mettere a frutto quelle che sono le loro competenze. Presentate oggi a Francavilla al Mare le attività dell'oratorio San Franco, riaperto su iniziativa del nuovo parroco di Santa Maria Maggiore, Don Roberto Antonucci. Vediamo. Riparte più che mai l'attività dell'oratorio della chiesa di San Franco a Francavilla, gran richiesta, passato il periodo più difficile della pandemia, tornate a fare anche delle attività in presenza. Sì, sì, è richiesto proprio questo aspetto della presenza, le necessità ci sono state presentate in più occasioni dai genitori, penso al pronto soccorso scolastico, anche all'accompagnamento, diciamo, pomeridiano, la socializzazione, anche i genitori ci chiedono di aiutarli, ancorché indirettamente, nell'opera di educazione e di formazione, e in questo dunque l'oratorio non potrà che svolgere un ruolo importante. Qualcuno pensa che l'oratorio sia prevalentemente la struttura, le aule, gli spazi, certamente questi sono necessari perché in mancanza non faremmo nulla, però l'oratorio è prima di tutto comunità. Sta a cuore alla comunità, è una parte della comunità, e quindi è in questo senso che abbiamo aderito senza nessun tipo di problemi. Siamo contenti, soddisfatti. È un'opera di arricchimento per i giovani, per parte loro, ma per tutta la comunità. Io dicevo poc'anzi che una comunità nella quale non ci fosse l'oratorio, ancorché certo non ci sono ovunque le condizioni, mancherebbe di qualcosa, sarebbe un po' più povera, va bene. Naturalmente poi c'è una particolarità nell'oratorio che sta per riprendere. Certo che, come posso dire, il bacino di utenza è prevalentemente quello giovanile, i ragazzi e i giovani, però c'è un'attenzione particolare anche per quelli più avanti negli anni, per gli adulti, per gli anziani, penso in particolare all'opera dello psicologo, no? E lì non ci potrebbero essere limiti di età. Nel passato l'oratorio ha fatto belle cose in questa comunità, c'è il desiderio di ricominciare e c'è la promessa da parte di tutti, non ultimo anche delle pubbliche autorità, di darci, ove possibile e come possibile, anche una mano per riprendere e andare avanti. Si chiude la rassegna autunnale dal titolo Adriatic Jazz Women as Leaders, promossa e organizzata dall'ente Manifestazioni Pescaresi sotto la direzione artistica del maestro Angelo Valori. I concerti con Serena Brancale e Carima hanno visto sul palco i giovani della Medit Orchestra, composta per due terzi al femminile, per lo più under 35, con i propri 12 archi e la sezione ritmica. Vediamo.
Torniamo a incontrare Serena Brancale dopo i successi di quest'estate, ricordiamo anche la presenza nella stagione Pescara Jazz con un magnifico concerto con musica italiana e napoletana. Invece stasera siamo a Roma, due passi dal Colosseo, di fronte al Colosseo. Cosa presenti oggi con la Medit Orchestra? Beh, è un prolungamento di quello che è stato al Pescara Jazz. Proponiamo un repertorio italiano d'élite. Io e Angelo Valore abbiamo cercato di selezionare la musica italiana che ci piace, cantautorale, di gusto, che sia un giusto compromesso tra il pop e il jazz, quindi facciamo un viaggio nella musica napoletana, De Crescenzo, James Senese, Pino Daniele, ma anche Lucio Dalla e Ornella Vanoni, quindi non soltanto Napoli, ma la musica bella italiana che ci piace ricordare. Karima e Angelo Valori, Medit Orchestra, per uno spettacolo che ha scaldato l'aurum. Allora Karima torna in Abruzzo dopo Spoltore Ensemble e tanti altri appuntamenti. Sì, sono felicissima e ormai mi sento un po' a casa perché insomma sto venendo spesso, sono molto contenta, è stato un concerto sorprendente, molto bello, ci siamo divertiti, per quanto mi riguarda un po' breve, è volato e quindi è un buon segno, significa che la musica è girata nel verso giusto. Angelo Valori, Medit Orchestra, applauditissima con i ragazzi del conservatorio, parliamo un po' di questo successo in crescendo, tanti artisti, tanti brani, arrangiamenti molto originali. Sì, è un momento molto felice, sono ragazzi giovani, molto bravi, quindi credo che per loro sia una grande esperienza, peraltro avere la possibilità di condividere il palco con artisti di questo livello è una grande fortuna, diciamo. Penso che per giovani che iniziano l'attività sia veramente importante fare questo tipo di esperienza a fianco di artisti affermati e quindi continuiamo il cammino. I miei fan crescono e devo dire poi ogni volta che vengo mangio sempre gli arrosticini e quindi niente, mi piace molto, sì. Ora la pagina dello sport, Serie C, domani pomeriggio in campo il Teramo alle 14.30 contro la Fermana per la 13ª di andata. Nei biancorossi, reduci dal successo di Coppa di mercoledì contro il Pescara, torna Arrigoni a centrocampo. Davanti Rosso è favorito su Birigia, mentre dietro out ancora Soprano e con Ndreka a sinistra favorito su Rillo. Nei marchigiani fuori Urbinati, che ha riportato una lesione al muscolo pettineo durante uno degli ultimi allenamenti. Per il resto il gruppo ha lavorato compatto ad eccezione dei lungodegenti De Pascalis, Boateng e Trezza. Ascoltiamo Federico Guidi alla vigilia del match del Bonolis. La partita ha sicuramente ridato delle certezze, dell'autostima, consapevolezza in quelle che devono essere i nostri principi di gioco, le nostre idee, soprattutto l'atteggiamento che ci deve contraddistinguere e che ci aveva contraddistinto per lunghi tratti della stagione, a parte le due parentesi di Cesena con tutte le difficoltà del caso, ma soprattutto a quella contro il Montevarchi. È chiaro che dentro il mio stato d'animo, se ti dovessi spiegare il mio stato d'animo, è ancora uno stato d'animo molto arrabbiato, molto deluso per aver gettato al vento una partita di campionato e non tanto per la sconfitta, ma per come è venuta fuori, perché poi le partite si possono anche perdere, però ci deve essere tanto della bravura degli avversari piuttosto che del nostro mancato atteggiamento, della nostra mancanza di concentrazione, di furore agonistico. La partita con il Pescara ci ha detto che la squadra ha recepito il messaggio, ora è chiaro che dobbiamo proseguire su quella strada che è stata tracciata e l'entusiasmo che ci ha ricreato dentro e soprattutto le certezze che ci ha ridato la partita contro il Pescara, bisogna rimetterle in campo contro la Fermana, che è una partita in chiave campionato estremamente importante. E la Fermana quest'anno ha fatto una politica diversa rispetto a quello che ha fatto nelle ultime stagioni, perché ha abbandonato l'idea di fare il minutaggio e ha deciso di fare una squadra molto esperta, con giocatori estremamente importanti, per fare un campionato molto più tranquillo, per poter ambire anche alla zona playoff. Quindi è una squadra costruita per questo. E quindi sappiamo che abbiamo di fronte una squadra forte, una squadra che nell'ultimo periodo ha trovato una chiara identità, con il cambio di allenatore ha trovato solidità, ha fatto 7 punti nelle ultime 3 partite, questa testimonianza che ora la squadra è
tra virgolette, partita, ha trovato grandi miglioramenti nell'ultimo periodo. No, ma la valutazione me l'hanno cambiata certamente, perché è chiaro che ogni partita è un'opportunità e io non posso essere insensibile in quello che ho visto mercoledì sera. Quindi loro questo lo sanno ed è per questo che non devono sbagliare gli atteggiamenti, perché nel momento in cui sbagli l'atteggiamento è chiaro che nella mia testa passa il messaggio che io di questo calciatore non posso fare affidamento, perché al di là di quello che viene fuori, io parlo di prestazione, perché poi puoi vincere o puoi perdere. E quindi mercoledì sera tutti i protagonisti di mercoledì sera si sono espressi al massimo delle loro potenzialità e si sono espressi bene, molto bene come squadra. Quindi assolutamente sì, magari anche coloro che fino a questo momento erano più indietro per molti motivi, le distanze si sono viste assottigliate in maniera chiara. Quindi ora sono molto vicini tutti quanti e tutti possono veramente giocare. Seduta di allenamento oggi a Silvi per il Pescara, che prepara la trasferta di lunedì a Cesena, dove la vittoria manca dal 92. Intanto nel pomeriggio è arrivata la firma del nuovo portiere Alessandro Iacobucci, tesserato dopo l'infortunio di Gennaro. Il servizio. A Cesena il Pescara cercherà di sfatare un tabù che regge da quasi 30 anni. Il 9 febbraio 92, l'ultimo successo del Delfino in terra romagnola, in un confronto che vanta 45 episodi, fu Rocco Pagano a firmare quel blitz cesenate in Serie B. Lo stesso Rocco Volante fu decisivo nel medesimo successo nella Serie A 87-88. Negli ultimi 10 episodi giocati al Dino Manuzzi, ora anche Orogel Stadium, il bilancio è di 2 vittorie cesenate precedute da 8 pareggi consecutivi. In particolare nel 2015 la partita venne risolta dall'ex Ragusa, mentre nel dicembre 2017 fu sfida spettacolo tra i bianconeri di Castori e i biancazzurri di Zeman, risolta col punteggio di 4-2 per la squadra romagnola. Lo 0-0 del match di ritorno è l'ultimo atto di una storia molto lunga e che a distanza di oltre 3 anni torna a scrivere una nuova pagina. Le due squadre si ritrovano in Serie C con un Pescara appena retrocesso e che fa fatica a carburare, e un Cesena alla sua terza stagione consecutiva in terza serie, che in ossequio ad una crescita del progetto tecnico sta ora insidiando il duello tra Reggiana e Modena, due delle protagoniste annunciate del campionato e per ora ben più pronte del Pescara, che, se non vuole allontanarsi troppo dalla vetta, deve cercare di battere un colpo consistente. Di Gennaro e Chiarella out, l'orientamento del tecnico Auteri è quello di riproporre il 4-3 con Sorrentino pronto alla sua seconda partita da titolare in campionato dopo quella di Chiavari. Cancellotti, Drudi, Ingrosso e Nzita in vantaggio per la linea di difesa, Rizzo, Pompetti e Memuscià in mediana, i maggiori interrogativi davanti. Auteri dovrebbe impiegare un solo centravanti di ruolo, ballottaggio De Marchi-Ferrari. Galano a sinistra, mentre a destra scalpita Dursi, che ha avuto più di una settimana per rimettersi in sesto, anche se difficilmente sarà in campo per tutti i 90 minuti. Direzione di gara affidata a Di Cairano di Ariano Irpino, che non ha mai arbitrato il Pescara, mentre ha una sola direzione con le Cesena, sconfitta a Carpi 2-0 un anno fa. Intanto sul fronte mercato il Pescara ha tesserato il portiere Alessandro Iacobucci, che ha firmato questo pomeriggio un contratto fino al prossimo giugno. Pescarese di nascita, ex Entella e Frosinone tra le altre, era svincolato ed era stato nei radar del Pescara la scorsa estate come erede di Fiorillo, ma poi la scelta era caduta su Di Gennaro. Iacobucci, che nella stagione 13-14 al Latina era stato alle dipendenze di Gaetano Auteri, anche se solo per 3 partite, fino al repentino esonero del tecnico di Floridia. E ora la Serie D, sarà Chieti-Castelnuovo lo scontro tutto abruzzese e tutto nero-verde a caratterizzare l'ottava giornata in Serie D. I 4 casi Covid all'interno del gruppo squadra nel Notaresco invece fanno saltare la gara col Matese, mettendo a rischio i prossimi appuntamenti dei rossoblù. Per Vastese e Nereto infine impegni in trasferta nelle Marche contro Tolentino e Recanatese. Jacopo Forcella. Lo scontro tutto a tinte nero-verdi dello stadio Guido Angelini di Chieti sarà quello che catalizzerà le maggiori attenzioni della nostra regione nella giornata numero 8 del campionato di Serie D. Perché nei 90 minuti Chieti e Castelnuovo avranno più di un motivo a testa per centrare un successo che metterebbe invece in ambasce chi uscirà senza raccogliere nulla.
padrone di casa di Alessandro Lucarelli tra le mura amiche, non hanno ancora mai fatto bottino pieno, ma soprattutto la vittoria manca da inizio ottobre, dal blitz del Riviera delle Palme contro il Porto d'Ascoli. Tre pari e uno stop non sono sufficienti e l'arrivo di Cristian Ventola aggiunge ulteriore tasso tecnico ad una formazione che vorrebbe regalare una gioia ai propri tifosi nel proprio stadio. Tornano a disposizione Chiacchia e Fabrizi, mentre sarà ancora out Rodia. Non sarà semplice perché dalla parte opposta il Chieti troverà un Castelnuovo rinvigorito in settimana dalla vittoria rotonda in Coppa Italia contro il Vasto Girardi e dopo una settimana che l'ha visto praticamente solo fare capolino in campionato contro la Recanatese. Il match con i Leopardiani, interrotto sabato scorso per l'infortunio del direttore di gara, sarà ripreso il prossimo 24 novembre. Il derby è una partita tosta perché Chieti è una squadra forte, ma come lo sono tutti, dobbiamo solo preparare bene la partita e sapere che andiamo anche a giocare in un ambientino particolare, quindi però sono convinto che i miei ragazzi questa vittoria gli abbia fatto bene. Abbiamo fatto dei bei discorsetti in settimana e si è visto appunto che questa squadra sta crescendo, che questa squadra è forte, che questa squadra, se gioca insieme, può mettere in difficoltà chiunque. Vasto Girardi che avrà un altro impegno in Abruzzo, ma stavolta al Mariani Pavone di Pineto contro i biancazzurri di Marco Pomante. Sfida che è arrivata una settimana dalla sconfitta di misura nello scontro diretto contro il Fioggi e che deve servire al Pineto per rilanciare di nuovo la rincorsa alla vetta fallita 7 giorni fa. Rinviata invece la gara tra Notaresco e Matese. Il caso di positività riscontrato nei giorni scorsi nel gruppo squadra rossoblù e gli allenamenti che da quel momento in avanti sono stati scaglionati per forza di cose non sono serviti ad evitare che i casi salissero adesso a 4. Questo ha fatto scattare l'allarme in casa Notaresco e alla richiesta di rinvio della partita. E il numero che tende a salire mette a rischio la gara di Coppa Italia di mercoledì contro la San Benedettese e addirittura la trasferta di Castelfidardo di domenica prossima. A questo punto bisognerà capire quando le due formazioni torneranno sul terreno di gioco per il recupero del match, col Notaresco che pur malvolentieri sarà costretto domani a guardare le altre dal divano. Chi va in trasferta invece sono Vastese e Nereto. I biancorossi di Fulvio D'Addario hanno chiuso la sessione invernale di mercato senza il colpo davanti e senza quello in mezzo. È tornato Diallo, ma adesso con Martiniello che è rimasto e non avendo potuto prendere l'eventuale sostituto, toccherà al tecnico cercare di trovare l'equilibrio migliore davanti. Anche perché domani la sfida contro i Cremisi è una di quelle che potrebbe consentire di fare un piccolo salto di qualità. Vastese che vincendo infatti supererebbe i rivali in graduatoria e si attesterebbe su posizioni più consone al valore dell'organico. Dall'altra parte un Tolentino col morale sotto i tacchi dopo i 3 stop consecutivi. Infine il Nereto, che è cambiato tantissimo, specie in uscita in questa finestra trasferimenti, e ha inserito solamente l'attaccante Boito proveniente dal Rende. Un organico meno profondo per Leonardo Bitetto, che vuole evidentemente individuare un gruppo più ristretto col quale giocarsi la salvezza, che passa dalla trasferta difficile di Recanati, dove i vibratiani troveranno i giallorossi che dopo la sconfitta all'esordio proprio contro il Tolentino hanno iniziato a correre davvero, una marcia che li ha portati a quota 16 punti ad essere in questo momento l'inseguitrice più accreditata della capolista Fiuggi. Tutti i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimo appuntamento con la nostra informazione, il TG delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.